Cadono le foglie, ma non cade la voglia di fare polemica e dire cose assolutamente scomode. Bentornati, 30 minuti col direttore, l'appuntamento settimanale che ci consente di fare polemiche senza vergogna, senza pudore e non senza vestiti perché comincia a fare freddo, quindi meglio stare un po' coperti, un minimo almeno, anche se le temperature continuano a essere tutto sommato accettabili in compagnia non delle temperature, ma del nostro direttore del Rapper Sardegna 24, Simone Spiga. Simone, bentornato. Settimana calda, Buon pomeriggio a caldissima. tutti. Il problema è com'è? Caldissima settimana sulla per quanto riguarda la politica estera. Prego. Sì, tante cose. Però, insomma, visto che stavi parlando del tempo, purtroppo dobbiamo ricordare quello che sta avvenendo in queste ore in buona parte d'Italia, con morti e dispersi tra la Toscana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Insomma, una situazione Eh abbastanza sì, delicata. seria direi, sì, tanto per cambiare, diranno daranno la colpa come al solito al riscaldamento globale, però ci sono due paroline che di solito non si usano in questo caso, anzi tre paroline che sono incuria e dissesto idrogeologico, cose provocate dall'uomo e non c'entra poco con il riscaldamento globale o presunto tale. Sono d'accordo con te, infatti uno dei problemi è proprio quello del rischio idrogeologico, perché noi continuiamo a costruire in zone dove non dovremmo costruire, continuiamo a peggiorare le condizioni noi, perché poi la verità è questa. Sì, infatti, la natura ha un suo corso, tanto vale cercare di assecondarlo in qualche modo, visto che si sta tanto parlare di green e di natura, però intanto il mattone indiscriminato continua e continuano anche le porcate che inquinano. Però quelle stranamente non sono oggetto degli sit-in di ultima generazione, vero? Cari amici, andate a fare manifestazioni davanti alle fabbriche che sversano liquami, prego. Però già lo dicono, e non è che non lo dicano, lo dicono. Chiaramente è una fase in cui è più facile strumentalmente utilizzare il tema del cambiamento climatico, e quindi si va su quella linea. Ecco. Io non critico, per intenderci, io non critico quelli di ultima generazione, fanno il loro porco lavoro. Poi chiaramente sbagliano, secondo me, a volte obiettivo. Certo. È proprio, cioè, quando parliamo di ambiente dobbiamo, e di climi e di clima, dobbiamo renderci conto che siamo noi colpevoli di tutto questo. Siamo colpevoli perché costruiamo dove non dobbiamo costruire, Assolutamente. perché decidiamo di sviluppare quartieri in zone magari a rischio idrogeologico, che poi quando piove un pochettino di più chiaramente fai disastri. E Ovviamente. poi dice: oh, cacchio, cambiamento climatico. Certamente. Ma infatti sono tutte questioni ecologiche che andrebbero trattate con la dovuta serietà, ci mancherebbe altro. E ben vengono le manifestazioni. Il problema è che poi la reazione, come giustamente hai detto, è strumentale, ha delle strategie, per cui questi magari manifestano perché vogliono che si diminuisca il CO2 e magari. Ovviamente pongono l'accento sul CO2, magari non su fabbriche che, come ho detto prima, inquinano l'ambiente, sversano liquami, sostanze tossicissime, inquinando suolo, acqua, quelli sì che sono veramente disastri. Comunque, andiamo a incominciare, prego. Dicendo, sì, periodo caldo, e periodo non caldo, più che caldo, con purtroppo un genocidio in atto a Gaza, perché questo è, Eh sì. abbiamo superato purtroppo, secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza, i 9.000 morti, tra questi sono più di 3.000 i bambini e circa 2.000 le donne, quindi insomma, altro che terroristi, altro che Hamas, stanno radendo al suolo una città e stanno applicando un vero e proprio genocidio. Con in più un fatto che ovviamente passa così, che si sta cercando di allontanare la gente dalla striscia di Gaza per liberarla, dal loro punto di vista, per poi occuparla loro, occupare gli sionisti. Insomma, questo alla fine dei conti è l'obiettivo. Sembra essere molto chiaro ormai, anche se la stampa italiana non se ne accorge, sembra che Fa finta di lasciamo. niente, fa finta di niente, fa finta di niente, o magari si concentra sulle solite questioni del terrorismo dei palestinesi, Hamas, che continua gli attacchi di Hamas, qui non si sta cercando sempre di fare il discorso delle macchine da guerra, cioè la macchina da guerra che è Israele, che è ovviamente ben fornita di armi e tecnologie e ben organizzata, e poi sono gruppi di combattenti guerriglieri che sono organizzati come si organizzano i guerriglieri e quindi non sono in grado di dare una risposta militare di quel tipo,
C'è una disparità estrema. Poi che le cose possano cambiare in base al cambio dello scenario, questo ci sta, perché a quanto è iniziata l'invasione di terra di Gaza da parte degli israeliani, in diversi punti, in alcuni punti poi non è stata neanche tanto tanto vincente, anzi tutt'altro. Anche gli israeliani stanno iniziando a incontrare le prime difficoltà dal punto di vista della strategia militare, perché sanno che si stanno infilando in un ginepraio. Lo sanno, ma continuano, e quindi questo porterà a sviluppi poco, poco fausti per le forze armate israeliane. Non so se hai analisi di questo tipo da presentare. Sono d'accordo con te. E non sappiamo cosa possa succedere in prospettiva nelle prossime settimane, con magari un allargamento ancora più ampio del conflitto, insomma. Abbiamo degli ci sono diversi fattori in campo, potremmo confermare. Quindi diversi stati arabi stanno iniziando a manifestare insofferenza, per una palese insofferenza per questo genere di strategia, anche perché si sta presentando il problema grosso, drammatico dei profughi, che ovviamente stanno sciamando a migliaia di migliaia verso le frontiere degli altri paesi confinanti, Egitto, Giordania. Non so se anche la Siria sia interessata da questo. Ma in questo momento no, in questo momento no, però in prospettiva non lo sappiamo. Certamente. Quindi in questo momento, ora, a parte quello, cosa ci sai dire di più specifico rispetto alla situazione che sta venendo a creare, diciamo così, a livello politico e strategico? Ecco, ci sono partner, cioè i vari paesi, come si stanno comportando? Allora, ci sono tre aspetti importanti. Allora, hai parlato della Siria, quindi inizio da lì. Certo. Israele da ormai quasi quotidianamente sta bombardando dei depositi militari in territorio siriano, e non più tardi di ieri Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha detto chiaramente che si sta raggiungendo un limite oltre il quale non si dovrebbe superare con questi attacchi nei confronti della Siria. Ricordiamo, la Siria di Bashar al-Assad è uno dei paesi strategicamente alleati principali della Russia, e quindi questi attacchi di Israele nel territorio siriano sono un vero e proprio problema, ecco. E la Russia sta dicendo a Israele: fermatevi qua e non proseguite su questa linea. Parallelamente, le milizie, chiamiamole milizie sciite, sia in territorio siriano che in territorio iracheno, stanno attaccando le basi militari americane, ricordiamo basi americane illegali, sia in territorio iracheno che in territorio siriano. Tra le altre cose, la cosa curiosa è che queste basi nascono sempre tutte vicino a dei giacimenti di petrolio. Perché sia in territorio siriano che in territorio iracheno sono proprio a due passi dai giacimenti petroliferi, come era la questione, non so se ti ricordi, famosa vicenda di Nassiriya, dove ci fu quell'attentato contro i carabinieri italiani. Anche a Nassiriya c'è vicino un giacimento di petrolio, tra le altre cose, che era sotto il controllo dell'ENI, giusto per dire un po' cosa muovono, da cosa sono mosse queste guerre, cosa muove tutto questo interesse energetico. E quindi, insomma, questa è la situazione. Dall'altra parte c'è un aspetto importante, perché poi noi ci dimentichiamo, perché poi facciamo passare le cose a giugno, perché è importante, ti spiego anche poi perché è importante ricordarlo, e c'è un articolo che abbiamo pubblicato l'8 di giugno del 2023 su Report Sardegna 24, www.reportsardegna24.it, dove ci fu un incontro ai vertici tra Putin e il presidente Raisi, il presidente iraniano, e i due importanti esponenti russo e iraniano avevano dichiarato ufficialmente che gli Stati Uniti d'America, la presenza statunitense in territorio siriano era illegale, e si invitavano gli Stati Uniti d'America a allontanarsi dalla Siria. Ecco, tutte queste cose ovviamente sono collegate. Sappiamo benissimo l'asse Russia, Siria, Iran, che è molto forte, insieme a Hezbollah in Libano, che anche loro sono sciiti. Ecco, secondo me in prospettiva saranno sempre più forti gli attacchi nei confronti delle basi militari americane in territorio siriano, in territorio iracheno. E questo è un primo fronte sul quale non ne sentiremo, e ne sentiremo molte. Certamente. Dall'altra parte,
parte c'è la questione ovviamente dell'offensiva sionista, del regime israeliano sionista nei confronti della popolazione civile in Gaza. Poi ovviamente ci dimentichiamo invece dell'altro territorio occupato, cioè della Cisgiordania. Allora, su questo forse ne abbiamo parlato anche noi poco. Allora, quasi a confine tra la Giordania e Israele, in mezzo c'è questo territorio che si chiama Cisgiordania, che è un territorio palestinese, sotto il controllo dell'ULP, Organizzazione della Liberazione della Palestina, che è, per intenderci, Abu Mazen, il movimento di Al-Fatah. Ecco, lì quel territorio di fatto è occupato pesantemente, ma proprio pesantemente da Israele, e quotidianamente ci sono giovani palestinesi che vengono uccisi, principalmente non tanto dall'esercito regolare sionista, ma dai coloni, cioè da ebrei occupanti che quotidianamente fanno razzia in questi quartieri, in queste città palestinesi, con le armi in mano, e ammazzano giovani palestinesi. Stamattina, proprio questa mattina, ho pubblicato un articolo con 9, e dico 9, palestinesi uccisi nelle ultime ore nei territori della Cisgiordania occupata. Quindi vuol dire che il conflitto non è solo su Gaza, è un conflitto molto più ampio, un conflitto che riguarda anche la Cisgiordania. Ovviamente se ne parla meno, e anche lì di fatto c'è un genocidio vero e proprio in atto da una vita, e ce lo dimentichiamo, la stampa italiana soprattutto se ne dimentica. Questi sono poi i fronti più caldi in questo momento. Poi ripeto, in prospettiva vediamo, con le parole che sono state dette poco fa da Nasrallah, il capo politico di Hezbollah, degli sciiti libanesi, cosa succederà, e poi in prospettiva, ripeto, è tutta un'evoluzione, e ho paura che sia tutta un'evoluzione con più fronti che si muoveranno, senza dimenticare che lo Yemen, che è molto lontano dal territorio palestinese, lo Yemen sta praticamente in un piccolo stato al confine con l'Arabia Saudita, nella parte bassa della penisola del Golfo Arabo, ha dichiarato guerra a Israele, che quotidianamente sta lanciando dei missili verso il territorio israeliano, e anche quello è un altro fronte comunque importante da ricordare. E anche lì parliamo di milizie Houthi, che sono milizie sciite alleate di Hezbollah e dell'Iran. Beh, è ovvio che se a questo punto ci dovesse essere un coinvolgimento di queste milizie, vedremo comunque infiltrare nel territorio della Palestina questo tipo, questi personaggi, questi soldati, questi guerriglieri, perché di guerriglia si tratta, li vedremo infiltrarsi, e da lì in poi si potrebbe scatenare di tutto, perché più entrano gli italiani. Ribadiamo un concetto, perché poi sì, a differenza di quello che dice la stampa, soprattutto la televisione, ribadiamo un concetto che chiaro e palese: l'Iran non ha armato e non ha finanziato Hamas. Lo dico in maniera molto chiara, perché Hamas sono sunniti, e sul conflitto in Siria, che è finito, anzi non è finito, erano sul fronte a favore dell'ISIS, mentre l'Iran era con il governo legittimo di Bashar al-Assad. Quindi è impossibile, praticamente impossibile, pensare che l'Iran abbia armato e aiutato Hamas. È ovvio che adesso, in questo conflitto contro Israele, tutti si ritrovino nella stessa barricata, per ovvie ragioni, ma partiamo da due visioni del mondo religioso e due visioni della politica, della geopolitica internazionale, completamente diverse. Quindi quando sentite in TV, sentite o leggete nei giornali che l'Iran ha armato Hamas, è una cazzata colossale. Certamente. La domanda mia, una domanda rispetto a questa cosa. Allora, ipotizziamo che Hezbollah entri nel conflitto, okay? Intervenga a favore, insomma, in difesa dei palestinesi, e si ritrovi in maniera, diciamo, inconsueta, alleata di Hamas. Come potrebbe, secondo te, nascere una simile alleanza, visti i precedenti? Cioè, si potrebbero combattere alleati, ma non ci sarebbe fiducia reciproca nella maniera più assoluta. Quindi, ma non c'è la fiducia reciproca, non c'è manco oggi, non c'è mai stata, è ovvio che non ci sia. E
chiaro che c'è un nemico comune, e in una fase di nemico comune sono tutti allineati e coperti e si combatte contro chi va combattuto, cioè, in quell'ottica dobbiamo pensarla così, è ovvio, no? Quindi stiamo parlando comunque, ripeto, di due gruppi che si sono sparati fino a altro ieri, se non anche oggi, perché il territorio siriano la guerra non è finita. Nella zona di Idlib ci sono, è ancora sotto occupazione da parte delle milizie jihadiste alleate della Turchia e del Qatar, e lì in mezzo ovviamente ci saranno anche quelli di Hamas, è evidente. È molto, vabbè, è abbastanza particolare, vedi, perché c'è qualcuno nel mondo del mondo. No, è normale, cioè, certo, noi non lo capiamo, cioè, è normale, noi non, queste dinamiche non le capiamo perché comunque non conosciamo neanche bene quel contesto, ma queste sono, per chi un po' ha studiato la politica internazionale, soprattutto il conflitto siriano, è tutto molto, molto più chiaro di quello che pensiamo, insomma, è così, cioè, proprio... Chiaro. Allora, io vorrei capire anche un'altra cosa, abbastanza, che mi incuriosisce abbastanza. Poi curiosa, attende, fammelo dire, sì, prego. È curiosa il ruolo del Qatar, nel senso, io ho fatto l'altro giorno un editoriale proprio sul ruolo del Qatar, perché dico questo, la cosa simpatica è il ruolo che ha oggi il Qatar, ma non da oggi, da sempre. Il Qatar insieme all'Arabia Saudita sono stati tra i primi finanziatori e hanno sostenuto e armato le bande jihadiste sia in Siria, in Iraq e ovviamente... sono alleate di Hamas. Tieni presente che i vertici veri politici di Hamas vivono in Qatar, quindi il Qatar che è alleato degli Stati Uniti d'America, dove c'è la più grande base militare americana di tutto il Medio Oriente, è in Qatar. Parallelamente il Qatar copre gli jihadisti, è tutto molto curioso, però se noi pensiamo così, diciamo, ma che cosa strana, ed è tutto chiaro, è tutto normale. Se lo colleghi anche lì al conflitto in Siria, è tutto chiaro. In Siria qual era il problema? Il problema era il governo legittimo di Bashar al-Assad, che erano alawiti, cioè una minoranza cristiano particolare, dove i cristiani tra le altre cose vivono benissimo in Siria ed erano, difendevano il governo a spada tratta, insieme agli sciiti, e i sunniti, quindi gli amici dell'Arabia Saudita e del Qatar, volevano destabilizzare questo Stato, perché questo Stato non è amico di Israele, perché non è amico dell'Occidente. Noi usiamo i peggiori tagliagole alleati del Qatar e dell'Arabia Saudita come strumento contro i paesi liberi. L'abbiamo fatto in Iraq con Saddam Hussein, l'abbiamo fatto con la Libia di Gheddafi e lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, fortunatamente non riuscendoci, in Siria, nella Siria di Bashar al-Assad. E anche lì, la Russia dove stava? La Russia ha difeso il governo legittimo di Bashar al-Assad, era alleata di Hezbollah, era alleata degli iraniani e hanno fatto sì che in Siria non nascesse uno Stato islamico voluto indirettamente, direttamente da Qatar e Arabia Saudita, indirettamente dai paesi occidentali, da Israele. Certamente. Ora, quello che mi è una cosa, è una informazione che gira parecchio in alcuni circuiti della controinformazione, o presunta tale. C'è chi dice, che c'è chi sostiene, anche alcuni, diciamo, ricercatori, giornalisti, analisti, farei un nome ma lo faccio dopo, ma forse hai capito di chi sto parlando. C'è chi sostiene che Hamas sia in realtà una specie di opposizione controllata, creata dai servizi israeliani negli anni 80 per pilotare il dissenso e la ribellione dei palestinesi. Tu cosa pensi di questa teoria? No, sono teorie un po' del minchia, ad minchia, come si suol dire, perché sono fatte da gente che magari fino a ieri mattina di questi argomenti non si occupava. Allora, è un dato di fatto che Hamas sia stata utilizzata strumentalmente anche da Israele per indebolire l'OLP e per indebolire la forza che allora c'era tra gli anni 80 e gli anni 90 dei movimenti di Al-Fatah e degli altri gruppi, ma che ci sia dietro questo retroscena così orchestrato è una minchiata colossale, lo dico senza alcun dubbio. Non peraltro, mi sono occupato da una vita, mi occupo di queste cose e non puoi assolutamente, non esiste, capito? È vero invece che Hamas è stato utilizzato strumentalmente anche da Israele in un'ottica contro Al-Fatah, contro l'OLP, contro gli altri che stanno in Palestina.
quello senza ombra di dubbio, perché era la forza politica militare più importante. Oggi Hamas ovviamente è diventata la forza reale a tutti gli effetti, e a Gaza non si muove una foglia se non decide Hamas, perché questo è un dato di fatto. Però non c'è questi retroscena che ho sentito, ho visto in qualche video, sono un po' ridicoli, lo dico senza problemi. Poi sono raccontati veramente da gente che si è svegliata ieri mattina, si sono svegliati col vaccino, ha detto c'è qualcosa di strano, e magari adesso dopo il vaccino sono tornati indietro a rivedere le cose, ma l'hanno tutte interpretate in maniera un po' schizofrenica e complottarda più che complottista. Quindi, ho capito, cassi completamente questa teoria. Hamas nasce come movimento di resistenza palestinese, contrapposto all'OLP e contrapposto al Fatah, perché quelli erano movimenti socialisti, laici. Hamas è un movimento dichiaratamente sunnita, un movimento religioso sunnita, quindi vivono su due mondi molto diversi, ancora oggi, voglio dire, non è che si amino tantissimo, ma tutto il resto è una... cioè che sia stata Israele a favorire la nascita di Hamas, proprio non... siamo proprio lontani dalla verità. Ho capito. Poi in questa roba si infilano tutte le minchiate che si raccontano sul fatto che c'è una strategia complessiva di destabilizzazione del mondo, che c'è, però lo sappiamo anche chi lo fa, cioè gli Stati Uniti d'America, non è che lo facciano chissà quali altre realtà. Insomma, la situazione è un po' così. Ok, allora adesso magari abbandoniamo un attimo la politica internazionale, se vuoi, parliamo un po' di cose nostre. Che è molto divertente. Scherzone, per 10 minuti ci restano 10 minuti di scherzone. Scherzone, hai visto che bello, vedi questi, noi siamo bravi, ma bravissimi a fare queste figure, ma poi figure che fanno anche ridere, quindi anche divertente. Quindi allora io mi sono fatto 4 sane risate, poi però analizzando la mente fredda veramente ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per chi ce li ha. Ora vogliamo riassumere l'avvenimento e poi magari facciamo qualche commento, cosa ne dici? Sì, allora, cosa è successo? È successo che due non so se definirli comici, cabarettisti o cosa, comunque definiamoli comici, va, che viene più semplice, russi hanno fatto uno scherzo telefonico a Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, dicendo che uno che diceva di parlare a nome della Presidenza della Commissione dell'Unione Africana, che parlava con Giorgia Meloni di Ucraina e anche di altre cose, tra l'altro, però sull'Ucraina diciamo che è stato il tema un po' più delicato, dove lei ha detto chiaramente quello che poi diciamo da un sacco di tempo, almeno io lo dico da un sacco di tempo, che insomma continuare con questa guerra non ha alcun senso, c'è stanchezza, dato lei parla di tutte le parti, io la stanchezza la vedo dalla parte ucraina principalmente, ma quelle sono opinioni personali, e quindi insomma lei ha fatto una figuretta un po' così. Poi adesso la cosa curiosa è sempre la solita, siccome sono due comici russi, la colpa è di Putin, perché poi tutto quello che succede in giro nel mondo la colpa è di Putin. E anche questa cosa è colpa di Putin, ha stato Putin anche stavolta, ha stato Putin, certo. E fa ridere perché veramente siamo al ridicolo. La stampa italiana ancora una volta si è dimostrata veramente cialtronesca. Allora, vogliamo affrontare nel merito quello che ha detto? Allora, lei ha attaccato, senza dirlo, ha attaccato la Francia in Africa sul ruolo neocolonialista francese. Ha citato la questione della moneta francese, parlando del Niger. Quindi lei su questo... rimane un attimino coerente col suo percorso storico, cioè questo attacco alla Francia per il fatto che la Francia comunque continua a operare in maniera imperialista nel territorio africano. Poi ovviamente non arriva al dunque, perché poi non ha palle e quindi non si arriva al dunque. Il dunque è che i popoli finalmente si stanno ribellando e che noi dovremmo sostenere i popoli che si stanno ribellando contro i francesi, invece siamo lì a dire poverini francesi, perché poi alla fine questo è il nocciolo della questione.
Poi sulla questione ucraina ha detto una cosa che secondo me è una cosa che pensano tutti e che nessuno dice, o hanno tutti paura di dirla, cioè che questa guerra non ha più senso, che bisogna interromperla il prima possibile, che magari sarebbe opportuno, questo aggiungo io, smetterla di armare questi, quel cocainomane e i suoi amici, e questa è la situazione. Cocainomane ovviamente mi riferisco a Zelensky, non vorrei che... si pensasse. No, beh, ormai non preoccuparti, ormai questa è una di quelle cose che generano polemica a prescindere, quindi vabbè, ormai polemica, la polemica è il nostro playground, mettiamo qui, va bene così, quindi sì. Zelensky, che poi ho scoperto la figura, okay. È una figura, diciamo che è una figura, una figurina un po' di brutta, questo senso. Sì, vabbè, una cosa del genere. Più che altro c'è una cosa che direi allucinante, che in Ucraina stanno mobilitando anche i malati di mente, non è una battuta, è giuro, è vera. L'Ucraina sta dichiarando la mobilitazione, la prima volta ha dichiarato la mobilitazione per persone con lievi disturbi mentali, adesso stanno per mobilitare quelli con disturbi mentali di media entità, quindi immaginatevi a che livelli siamo arrivati in quel posto, cioè a mandare in battaglia quelli che soffrono di... cosa ne so, disturbi paranoidi, disturbi dell'umore, ma ti vuoi mandare i depressi in battaglia così si suicidano, non ho capito, che razza... Caro mio, non hanno più niente, cioè il problema è che ormai non hanno più esercito, non hanno più nulla e stanno mandando quello che possono, questa è la situazione, e soprattutto non hanno neanche più, perché poi bisogna anche dirlo, tutte quelle bande straniere che erano in territorio ucraino, ricordiamo che c'era una brigata ebraica, c'erano degli italiani, c'erano americani, inglesi e quant'altro, questi adesso si stanno tutti spostando nel regime sionista per combattere contro i palestinesi, e quindi ovviamente non hanno manco più quel supporto lì, sta diventando veramente una cosa alquanto ridicola anche questa. Sì, in pratica, cioè, ormai è stato abbandonato a se stesso, sniff, mi stai dicendo che tutti quelli che potremmo definire mercenari o soldati di ventura che stavano combattendo al soldo del regime ucraino stanno cambiando, si stanno smarcando. Io confermo da fonti internazionali che si stanno spostando su Israele. Addirittura. Israele sta cercando, cioè, è un conflitto strategico lo stesso, cioè nell'ottica occidentale sono tutti e due conflitti utili, mettiamola così, alle loro cause. Ho capito, per quel punto di vista sicuramente. Certo è che in questo caso non si parla di una guerra che coinvolge due stati, ma si parla di uno pseudo stato che è Gaza, fondamentalmente, che non è neanche, purtroppo non è neanche uno stato, ma è soprattutto un'amministrazione, una sovranità nazionale a metà, ecco. Scusami, ma parliamo di quello di cui usiamo il termine giusto, è un genocidio nei confronti dei palestinesi. Questo sta avvenendo, non c'è altro. E ovviamente per fare questo servono numeri folli di militari, hanno chiamato tutti quanti, sono partiti dall'Italia in centinaia per andare a combattere nell'esercito sionista. E anche lì io mi pongo una domanda, ma scusami, se uno decide domani, perché magari italo-russo decide di andare a combattere con l'esercito russo, il giorno dopo che torna in Italia viene arrestato e processato per banda armata. Sì. Questi qui fanno quello che vogliono, così? Ah, ma vale anche per gli ucraini. Molti sono andati a combattere per l'Ucraina e quando tornano in Italia non gli verrà assolutamente contestato il reato di banda armata, perché questo è il reato, banda armata mercenaria, per non sapere se sia una cosa di questo tipo, ecco. Non gli verrà assolutamente contestato. Sì. Non mi ricordo come si chiama il reato, però comunque sì, questa è la situazione. C'è un ragazzo che ha combattuto nel Donbass per difendere la comunità del Russia del Donbass, perché era sposato con una ragazza, sua moglie era una donna russa che abitava nel Donbass, una donna ucraina di lingua russa che abita nel Donbass, ed è stato arrestato al ritorno in Italia per vari motivi. Arrestato e sotto processo, tra l'altro, quindi non si capisce per quale motivo. Ci sono due pesi e due misure. Comunque, chiuderei con spettacoli, perché abbiamo spettacoli, poi facciamo un annuncio, perché abbiamo anche un annuncio interessante da fare a proposito di conferenze, eventi che si stanno per tenere in Sardegna. Spettacoli, che abbiamo di bello per gli spettacoli? Spettacoli. Allora, spettacoli, iniziamo con, ovviamente parliamo di Sardegna, rimaniamo nel territorio sardo, con domani sera, cioè sabato 4 di novembre, alla
web rock ci sono gli Infrariot, che è un gruppo oi punk inglese, nati nel 1980 a Londra, una band molto importante, hanno suonato con gruppi di fama come gli Exploit e quant'altro, che suonano alla Cueva Rock, quindi insomma un evento per gli amanti del genere punk o questa roba così, ed è molto, insomma, molto interessante, ecco, da questo punto di vista. Poi ci spostiamo invece al 10 di novembre, perché altri eventi non ci sono, cioè venerdì prossimo c'è Daniele Contu, il comico, sarà alla fiera campionale di Cagliari con il suo spettacolo, e quindi insomma per chi ama Contu e le sue cose simpatiche, battute e quant'altro. Certo. Bene, allora ora facciamo. Sì, devi fare altri annunci e tocca a me, perché devo fare anche io. No, vabbè, guarda, sì. Ce ne sono altri concerti, ma saranno più avanti. Cioè, okay. Bull Brigade in concerto il 18 novembre, Pio e Amedeo lo spettacolo il 25 novembre a Cagliari, la storica band di rock, di combat rock sarda, gli Askra, che saranno il 2 dicembre alla Cueva Rock, i Dire Straits Legacy, la band, alcuni componenti della vecchia band di Dire Straits, che suonano a Cagliari il 7 di dicembre al teatro Massimo. Non mi viene la parola no, al teatro del conservatorio. Ah, ok, l'auditorium del conservatorio. Sì. Okay. E poi più avanti a dicembre ci sono una band di grindcore italiana molto famosa nella scena dura, della musica più dura, sono i Cripple Bastard, che suonano sempre a Quartuccio alla Cueva Rock, e poi Elio le Storie Attese a fine dicembre, e anche Vinicio Capossela sia a Sassari che a Cagliari. Bene. Sia Elio le Storie Attese che Vinicio Capossela a Cagliari, a Sassari, tra il 18 dicembre e il 29 di dicembre faranno questi concerti. Certamente faremo Capodanno, scusami, ma Capodanno possiamo, visto che ci sono, do già le prime due conferme di Capodanno. Le prime due città che hanno annunciato gli artisti sono Alghero e Olbia. Ad Alghero la notte di Capodanno ci sarà Ligabue, e a Olbia ci sarà Zucchero Formaciale. Invidia per queste due popolazioni, invidia veramente, quanto sono invidiosi in questo momento. Comunque, facciamo anche un annuncio. Non fare lo stronzetto. Senti, qui a 30 minuti col direttore o si fa gli stronzi o non si va in onda, quindi non è che possiamo ciurlare nel manico. Un annuncio lo voglio fare, grazie a Gazzola. Yes. Allora, annuncione. Dunque, molti di voi sanno che il 19 novembre si terrà una conferenza a Cagliari con il protagonista, il giornalista Andrea Cionci, che porterà appunto una conferenza sul codice Ratzinger, sulla questione, sulla Magna Quest, sulla questione riguardante, insomma, il presunto pontificato di Jorge Bergoglio. Allora, questa conferenza è stata annunciata dal giornalista stesso, che abbiamo sentito per telefono qualche giorno fa. Si terrà il 19 novembre al Caesar Hotel di Cagliari, poi daremo i dettagli. È stata organizzata dai fedeli, da un fedele in particolare che si è posto il problema dell'organizzazione, del piccolo resto che per la comunità di fedeli che segue il famoso prete, il tanto contestato sacerdote Don Alessandro Vidutella, e quindi avevano organizzato questo evento che sarà sia a Sassari che a Cagliari, ma Cagliari è stato curato da questo gruppo, ecco, lo locale appunto. Radio Ascolto Live l'abbiamo sentito, interverrà sicuramente in radio settimana prossima, anche qua gli abbiamo proposto e ha accettato anche di intervenire qua nei 30 minuti col direttore, quindi magari sarà il nostro ospite, sì. Sarà molto interessante per una promozione anche della petizione che sta promuovendo per sottoporre quella famosa Magna Questio comunque ai cardinali, quindi un'interessante situazione, insomma una specie di avvenimento storico, perché qua sta facendo la storia anche dal punto di vista della storia della Chiesa Cattolica. Questa è storia, ragazzi, c'è poco da fare, è una situazione che andrà scritta nei libri di storia per quanto mi riguarda. Quindi interverrà qui, faremo una chiacchierata piccolina, poi magari la settimana dopo per promuovere la conferenza faremo un'altra chiacchierata più grossa, e poi registreremo col permesso dell'autore, quindi del protagonista della conferenza, registreremo tutto l'audio che verrà poi pubblicato sul canale di Radio Ascolto Live, quindi daremo massima copertura a questo evento, sarà molto interessante. Quindi sì, mi sono dimenticato di dire un'altra cosa. Domani
cioè sabato 4 novembre, sì, che a Cagliari si svolgerà la parata militare per il 4 novembre. Ah, cioè la, ecco, lo stavo per dire io. Bello. Sì, la sì, vittoria, no? Insomma, del conflitto mondiale. Allora, ci saranno due manifestazioni, diciamo, del mondo antimilitarista e del mondo contro la guerra. Una sarà con appuntamento alle 9:30 di mattina, domani mattina, in piazza Giovanni XXIII, con un corteo promosso da realtà varie, dal Cagliari Social Forum, dall'Unione Sindacale di Base, insomma, tante realtà. E l'altra invece vedrà la partecipazione di Michele Santoro, un convegno, un incontro in piazza Garibaldi alle 10 del mattino sul tema uscire dalle guerre. Quindi insomma ci sono queste due iniziative parallele, una con corteo dalle 9:30 in piazza Giovanni XXIII e l'altra la manifestazione alle 10 in piazza Garibaldi. Senza giusto per dire, no, interessantissimo. Così, veramente interessante, bisogna, è utile per tutti. Bisogna citare queste manifestazioni perché sono assolutamente interessanti dal punto di vista proprio culturale e anche civile, quindi assolutamente sì. E poi comunque noi abbiamo problemi, qua citiamo tutto perché insomma qui si bisogna essere liberi di partecipare a quello siamo che più si liberi, vuole. Siamo molto più liberi della stampa ufficiale, assolutamente sì, stampa ufficiale, assolutamente sì. Chi ci ascolta, e sono anche contento perché grazie alla promozione di Report Tele 24 questa trasmissione sta avendo anche un discreto successo in termini di visualizzazioni sul canale Report Tele 24, quindi sono anche contento. Voi che ascoltate Radio Ascolto Live, il canale, fate lo stesso, ascoltatela di più, visualizzatela di più, che ci fa tanto piacere. Comunque, l'importante è che le cose si conoscano, poi il resto è tutto grasso per cola, come si può dire. Ci avete fatto caso, prima di salutarci andiamo a dirlo, che non abbiamo citato manco una volta il fatto che ci sarà presente il Presidente della Repubblica. Non l'abbiamo detto manco una volta. E questo è significativo. Non ci interessa, non è la esattamente, non ci interessa manco di striscio, quindi potete fare... Se volete queste cose andate a guardare i TG3, TG regionale, TG1, qui non ne troverete di roba del genere, quindi fate quello che volete. Ma... No, anche perché sarà presente, adesso visto che ci siamo, sì, sarà presente lui, sarà presente il ministro della difesa, e vai. Ci stiamo parlando dell'avanguardia del guerrafondaio italiana, perché questo so, beh, questo sì, momento, non è che stiamo parlando di chissà che. Sì, sembra che siano con l'elmetto pronti a entrare in guerra loro. Peccato che non vanno, no, che mandano la gente. È sempre il discorso delle guerre, grande il discorso universale delle guerre, che a combattere ci mandano sempre. Se fossero loro in prima linea, loro in prima linea sarei anche felice, ma purtroppo mandano gli altri. Sì, infatti, questo mi ricorda tantissimo, tante canzoni contro la guerra che dovrebbero essere ascoltate perché fa molto piacere, tipo War Pigs dei Black Sabbath, vabbè, questo è un altro discorso, ma se no qui si sfora nel musicale. Bellissima. Si sfora nel musicale andante, qua, poi rischia di diventare una trasmissione rock. Ma no, già... puntata un po' più musicale la facciamo. Certo, ci stiamo lavorando. Stai? Stiamo lavorando anche perché abbiamo ripreso i contatti con Mitico Rax, che ci ha realizzato un'intera stagione di metal, due stagioni di metal live indimenticabili. E quindi prestissimo ci metteremo al lavoro per fare musica e farla. Oh, io sono da una mano, perché io poi da ma metà certo, voglio dire. Faremo dei puntatoni a tre in cui discuteremo allegramente. Sarà anche una simpatica occasione proprio per stare insieme, perché no? Ci lavoriamo sopra alla grande. Comunque, intanto ringrazio il direttore Simone Spiga, Report Italia 24, Report Italia 24, che continua imperterrito a scassare con questo giornale libero. E poi ovviamente seguite Radio Ascolto Live con tutte le piattaforme, ogni volta che pubblichiamo il video sono tutte le descrizioni con le varie piattaforme di accesso, quindi Telegram, YouTube, Rumble, Telegram e Rumble sono le nostre ancore di salvezza nel caso ci faccia arrivare un altro strike. Stanno circolando i soliti troll che rompono le palle. Invece, sì, io ho novità, nel senso che io ho aperto, sì, il canale su WhatsApp. Ah, quindi bene. Se cercate Report Sardegna 24 trovate il canale WhatsApp con tutte le notizie aggiornate, e anche su Telegram abbiamo il canale Report Sardegna, benissimo, 24. Quindi potete iscrivervi nei due canali e, insomma, benissimo, va benissimo così. Strumenti in più per veicolare notizie. Benissimo, e quindi è così che si fa. Quindi andremo avanti alla grande in questa maniera. Per cui, adesso ringraziamo il direttore Simone Spiga, questo era Ascolto Live, sono Gabriele, seguiteci e attivate le notifiche. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Buonasera a tutti.